La Pistoia deve dare un seguito alla vittoria esterna ottenuta contro il Tuttocoio per uscire definitivamente dalla crisi che l'ha attanagliata per 2 mesi. Il match di domenica prossima contro il Forlì sarà la prova della verità. I romagnoli sperano di vincere per superare gli arancioni nella scala dei valori. La squadra allenata da Sottili intende riconquistare i tifosi e tornare vincenti al Melani. Ci sono incertezze nel varo della formazione. Il portiere Ricci accusa ancora i postumi della distrazione alla caviglia destra. Difficile il recupero di Dibari. Piscitella è out per i noti motivi legati all'assunzione di uno spray proibito. Romeo, nelle ultime ore, è stato colpito dal lutto familiare. La rifinitura di sabato mattina consentirà al tecnico Stefano Sottili di scegliere uomini e tattica di gioco. Noi abbiamo sempre cercato di reagire in questo periodo. Con l'arrivo del mister sicuramente è arrivata una vittoria importantissima e dobbiamo dare continuità perché ne va della nostra classifica, quindi è importante che prima facciamo i punti, prima ci salviamo. Cosa ha portato di nuovo l'arrivo dell'allenatore? Ma sicuramente è scattato anche qualcosa in testa a noi e lui ci sta comunque facendo allenare duramente, in modo molto intenso. E con le sue idee, ci sta trasmettendo le sue idee e penso che già dalla prima partita le abbiamo applicate nel migliore dei modi. Speriamo appunto col Forlì di essere di nuovo come abbiamo giocato sabato, con la stessa compattezza e solidità. A proposito del Forlì, è una squadra che vi tallona in classifica distante 2 punti, sarà una partita all'arma bianca? Sarà una partita difficile come tutte, abbiamo dimostrato che possiamo vincere con le prime e perdere con le ultime, quindi dobbiamo stare attenti e pronti a tutto. A livello personale si può dire che stai tornando sul rendimento eccellente della prima parte della stagione? Col Tuttocoio sì, ho fatto una buona partita e spero di dare continuità. È stato un mese un po' difficile dove non trovavo bene la forma e spero di uscirne presto e già di dare continuità già in casa col Forlì.